la nostra sofferenza, la nostra angoscia. E il termine biblico, compassione, richiama le viscere materne. La madre, infatti, prova una reazione tutta sua di fronte al dolore dei figli. Così ci ama Dio, dice la Scrittura. E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? È la vita. Gesù disse alla vedova di Nain, non piangere. E poi chiamò il ragazzo morto e lo risvegliò come da un sonno. Ma pensiamo questo, è bello. La misericordia di Dio dà vita all'uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con misericordia. Non dimentichiamo questo. Ci guarda sempre con misericordia. Ci attende con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui. Ha un cuore misericordioso. Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona. È pura misericordia. Non dimentichiamo questo. Egli sempre ci perdona. È pura misericordia. Andiamo da Gesù. Rivolgiamoci alla Vergine Maria. Il suo cuore immacolato, il cuore di madre, ha condiviso al massimo la compassione di Dio.